Buonasera, brava gente, eccoci qui, stiamo a Matera, qui c'è la brava gente di Matera, eccoci qui, è piazza San Francesco, brava gente, e quindi ho pensato che l'ideale è il collegamento. Buonasera, qua c'è anche altra brava gente che salutiamo, Tra poco ci sarà il colloquio tra il direttore di Avvenire, il cardinale Gambetti e Claudio Descalzi, e domani sera poi ci vedremo noi. Adesso vediamo se riesco ad avvicinarmi. Qua ci sono i Chiorazzo, potete vedere, brava gente, c'è davvero tanta tanta gente. Adesso riusciamo a beccare il cardinale. Qua c'è Descalzi, vedete, che sta parlando con la stampa. E qui c'è Angelo. Angelo, come sta andando questa serata? Bene. Tutto bene, sì? Tutto bene. A posto. Il cardinale dove sta? Ed adesso, Eminenza, un saluto solamente, Pace. Eccoci qua, lo lasciamo perché si sta preparando per l'incontro insieme a Claudio. E brava gente, continuiamo allora. Eccoci qua. Ecco, poi la dichiarazione sicuramente le leggeremo. Io adesso però vi porto, brava gente, in uno dei posti più belli di Matera. Ecco, mi allontano così possiamo fare la diretta tranquillamente. Eccoci qui. Brava gente, allora come va? Noi andiamo avanti e adesso il motivo del nostro stare insieme, del vederci, è l'ascolto del Vangelo, brava gente. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?». Brava gente, è una pagina di Vangelo straordinario che ci ricorda le tempeste della nostra vita, che ci ricorda le onde contrarie della nostra vita, che ci ricorda i momenti difficili che a volte viviamo, ma ci riporta alla tempesta nella vita di Gesù, alla tempesta nella vita dei discepoli. La sua presenza porta pace. Ecco, io sento di dire questo: portiamo Gesù nella nostra vita e la pace raggiungerà il nostro cuore. Provo a brava gente a commentare questo Vangelo dicendo: alzarci, cadere, alzarci ancora. Brava gente, siamo invitati a prendere coscienza della nostra vita. Ascoltando questa pagina di Vangelo ritorna l'eco forte delle parole di Papa Francesco, quando da Piazza San Pietro, sotto una pioggia battente e un silenzio assordante in tutto il paese, ci ricordò
che pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo malato. La ricordate questa affermazione? Pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo malato. Credo che questa affermazione abbia tracciato e tracci una consapevolezza fondamentale, la presa di coscienza della nostra fragilità, della nostra finitudine, dei nostri limiti, del nostro essere impastati di carne e di fango. Ciò significa, prima di tutto, maturare il senso di appartenenza, brava gente, chiedendoci dove siamo e cosa stiamo vivendo. È una domanda importante, in qualsiasi situazione ci troviamo, brava gente. Dove siamo? Cosa stiamo vivendo? In secondo luogo, significa sapere che la vita non è solo un mare in bonaccia, ma può presentare smarrimenti e sconvolgimenti. Brava gente, ogni vita è soggetta a sconvolgimenti, a crisi, a tempeste. Il terzo aspetto, infine, è che siamo chiamati a fidarci di Lui. Ancora le parole del momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia di Papa Francesco. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, ci rivolgi un appello alla fede, che non è tanto credere che tu esista, ma venire a te e fidarsi di te. Signore, e verso gli altri, e possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari che nella paura hanno reagito donando la propria vita e la vita dello spirito, capace di riscattare, di valorizzare, di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali o delle riviste, né nelle grandi passerelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Sì, brava gente, medici, infermieri, infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi, uomini di buona volontà, mamma e papà, giovani e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. E infine questa fiducia diventa preghiera, brava gente. La preghiera che ci fa alzare in piedi, che ci fa rialzare. È interessante il verbo che l'Evangelista adopera. Gesù che si alza, alzarsi. Ci ricorda l'anastasis, la resurrezione. Questo è lo stesso verbo, pensate, alzarsi, nella tempesta risorgere, alzarsi, brava gente, perché ci aiuta a vedere le cose con gli occhi di Dio. A Francesco d'Assisi, nei momenti più bui della sua vita, nei momenti della grande tentazione, nei momenti in cui vuole abbandonare tutto, il Signore dirà: vedi, l'ordine è mio, non è tuo, come a dire: non preoccuparti, ci sono io. Brava gente, ci sono io. Vedete questi palazzi con tante lucine? Io vorrei immaginare che in ogni famiglia c'è una luce accesa, c'è la luce della fede accesa, che alimenta, che dirada il buio. Eccoci qua, brava gente. Andiamo avanti allora? Andiamo avanti? Vi volevo far vedere questa piazzetta che è bellissima. Andiamo avanti, forti, brava gente, forti. Tutto a posto, sì? Eccoci qua. Allora, tutto a posto? Tutto a posto? Sì? Avanti? Forti, 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 E siamo a Matera, come vi dicevo, abbiamo fatto qui questa riflessione. Siamo partiti da Piazza San Francesco, venendo qui. Questo è il Duomo, vero? Ecco qua, qua c'è la brava gente di Matera che ci sostiene. E guardate che spettacolo adesso questo Duomo, brava gente. Eccoci qua.
Poi di sera c'è sempre un fascino particolare. Eccoci qua, eccoci qua. Guardate per la gente che spettacolo. Guardate che spettacolo. Ma la chiesa è aperta, no, vero? Chiusa. Se lei vuole posso andare a chiedere. No, no, ma semmai. Oh, domani sera, eccoci qua. O dopo domani sera, brava gente, la vedremo perché l'ho vista oggi. Qui c'è la Madonna delle Grazie, eh? Madonna della Bruna, però si festeggia il 2 giugno, il 2 luglio, che è anche la Madonna delle Grazie. Eccoci qua, eccoci qua. Guardate, e da qui tutta Matera, i famosi sassi di Matera, brava gente, eh? Bene, allora vado ai saluti adesso. È spettacolare, eh? Eccoci qua, brava gente. Mi dicono che è una delle città più antiche, eh? Giusto? Eccoci qua, tieni questi qua, vedi un po' questo e questo, qua c'è la brava gente che ci dà una mano, eh? E allora, brava gente, forti, forti, eh? Forti, mi raccomando, eh? Fortissimi, anzi, eh? Forti. Forti, eh? Bene, bene, adesso vado ai saluti, allora. Ci fidiamo di Dio, sì? Ci alziamo, cadiamo, ci alziamo, ricadiamo, ci rialziamo, eh? Questa è la forza, questo verbo è straordinario, ce lo consegniamo stasera. Sarebbe bello sentire nei vostri commenti cosa significa rialzarsi, alzarsi, eh? Trasmettere la gioia di ricominciare, di rialzarsi, affrontando le tempeste della vita, brava gente, eh? Chi più chi meno ci so per tutte, eh? non pensate, eh? Avanti, forti, vado ai saluti, brava gente, non la voglio fare lunga, qui da Matera, anche perché poi c'è l'incontro, eh? Allora, Federico vorrebbe un saluto e una preghiera per la mamma che è stata operata. Federico, un abbraccione a te e una carezza alla mamma, eh? Poi Immacolata vorrebbe gli auguri e una benedizione per il padre Argimiro, 80 anni. Argimiro, un abbraccione forte, eh? Poi Lorenzo vorrebbe gli auguri per Claudio ed Emilia, i genitori che festeggiano 29 anni di matrimonio, fortissimi, un abbraccione, eh? Gianni e Anna vorrebbero gli auguri per l'amica Marzia. Marzia, ogni bene, forte, forte, forte. Poi Monica con Anna Maria e Cristina vorrebbero gli auguri per la sorella e figlia Katia. Un abbraccione forte, San Francesco vi sostenga, eh. Poi Carmen vorrebbe gli auguri per la cognata Maria Stella con una benedizione che ha compiuto ieri 51 anni. Ogni bene, ogni bene. Eccoci qua, brava gente. Se mi dimentico qualcosa, mi raccomando, riscrivete, enzo@buongiornobravagente.it, enzo@buongiornobravagente.it, che significa per voi alzarsi, eh? Avanti, avanti, eh? Scrivetelo nei commenti perché in modo che ci possiamo incoraggiare a vicenda nel bene, nel riprendere in mano la nostra vita, brava gente, eh? Poi condividete, domani sera saremo qui a questo incontro, testimone di pace, insieme a me ci sarà il direttore di Avvenire, poi la moglie di Gino Strada e ancora Marco Impagliazzo della Fondazione Sant'Egidio. Si potrà seguire anche tutto l'incontro su avvenire.it, sull'online, e andiamo avanti, brava gente, ok? Forti? Forti? E poi qualche sorpresa, vediamo che succede, eh? Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente, eh? Ogni bene, ogni bene. Madrena, buonasera.